Donne di Gerusalemme, udite, ascoltata la sentenza del Gran Sinedrio e riconosce colpevoli di impietà e di ribellione Amer, figlio di Zaccaria, e Socar, figlio di Eli, Erode, nostro grande sovrano per volontà di Dio, re dei Giudei, ordina che i loro corpi siano appesi ai pali finché morte ne giunga. Ordina che dopo un'esposizione di 2 giorni... Lasciatemi passare! Mia! Mio! Madre. Figlio mio. Via. Non è colpevole. Credete a me. Non è colpevole. Pietà. Pietà. Ah. Aspetta, figlio mio. Aspetta. Posso prendere questo? Sì, sì. Grazie. Datti tutto a bere per pietà. Non c'è pietà per chi ha offeso il nostro re. Li hanno assassinati per aver chiamato Erode assassino. Via, via, vostro lavoro. Tornate alle vostre mercanzie. Vinto la battaglia! Dove sono i nostri figli? Prigionieri, caduti, in fuga. Aro, quali nuove? Non ora. Io sono il comandante della piazzaforte. Esigo una risposta. E io sono il comandante delle guardie del re. E solo al re obbedisco. Sconfitta o vittoria? Quella di Aro non è faccia di vittoria. Allora, è la fine di Erode. Silenzio. Dobbiamo essere pronti.
per qualunque evento. Mio re. Ho già compreso, Aaron. Disfatta. Ma con quanta forza ritorni? Un pugno di uomini della tua guardia. E la cavalleria idumea? E i miei mercenari? I galli, i traci? Gli arabi? Non esistono più. E le mie navi? A picco, nel mare di Azio. Ma ti posso giurare che tutti combatterono valorosamente. E avrebbero resistito ancora se gli uomini di Antonio non avessero ceduto per primi. Cleopatra è stata la rovina d'Antonio, lei l'ha spinto contro Roma. Mio re, fu la sola a restargli fedele fino alla morte. Morto? Non gli restava che uccidersi. Giusto, che altro fare? Ma io ho perso con lui. Senti il mio popolo? Ascoltatelo, ci dice che cosa dobbiamo fare! Ascoltatelo! Il Dio, colui che non ci ha abbandonati, colui che ha ascoltato la voce dei nostri lamenti. E maledire, non sanno far altro. Branco di cani fanatici, di pazzi ribelli, esaltati e illusi. Ora conosceranno il pugno di Roma, ma finché io vivo, sappiano che Erode è il loro re. Finché io vivo, hai detto. Nessuno mi vedrà in catene, Aaron. Nessuno. Sceglierò io il modo e il momento della mia fine. Devi vivere, mio re, devi lottare. Il grande Erode non può darsi per vinto. Lottare? Per il mio regno, forse? È finito. Finito. Va, Aaron. Mio re. Va. Addio, mio re. Ordine del re. Nessuno può entrare nella sua stanza. Io potrò vedere mio padre? No, nessuno può vederlo. Mio padre non ha chiesto di me? No. Capisco, ha chiesto di quell'altra e dell'altro figlio. Sei qui, vivo! Sara, bisogna avvisare subito la regina. Solo lei può salvarlo. Che vada subito dal re, è questione di vita o di morte. Corri, corri! Ebbene? Erano le solite grida del mercato. No, fratello, erano voci diverse. Deve essere accaduto qualcosa. Mia regina! È Aaron che mi manda. È questione di vita o di morte per il re. Corri! Madre, che cosa è successo a mio marito? È la sua fine. Antonio è stato sconfitto. Non andare! Non andare! Non andare da lui! Mia regina, Aaron ha detto di non far passare nessuno. Apri. Che cosa vuoi? Sono venuta... A dirmi addio? Perché il mio posto è vicino a te. Ti ringrazio, ma ora devo restare solo. Prima di stasera sarai solo anche tu. Ci saranno feste di esultanza, preghiere di ringraziamento. Credi che non sappia che sono tutti là fuori, che sono in attesa, nei corridoi, nelle strade, nelle piazze, e aspettano, chiedendosi a vicenda se sono ancora vivo. Non parlare così. Non è la prima volta che il destino ti è avverso. Devi lottare, reagire.
Perché dici questo? Perché ti amo. Tre anni fa, quando mi obbligasti a essere tua moglie, io ti odiavo. La tua fama mi incuteva terrore. Poi il tuo amore accese il mio, tanto che ora non so quale fiamma arda di più. In te c'è un cuore giusto. Solo l'odio degli altri ti ha reso così. Ascoltami, ti prego, non lasciarmi. Ma se proprio hai deciso, portami con te. Non potessi crederti. Potessi. Che faresti? Allora certo non mi arrenderei. Fuggiamo, Erode, nel deserto, sulle montagne, dove mai giungerà un soldato di Roma. No, devo essere re o niente. E tu sei nata regina e sarai regina, Mariam. Dopotutto, Ottaviano non è il destino, ma solo un uomo. Che cosa vuoi fare? Voglio vivere. Ah, sei tu. Vergognati, sempre a guardarti. Aspetta, che fretta hai? Non voglio che mia madre ci veda insieme. Non le vai a genio. È lei che ti pettina da bambina? È disgustoso. Ti saluto. Ti senti già re? È troppo presto. Non ti capisco. Tua madre mi capirebbe. Tu fai sempre dei giri di parole. Che cosa vuoi, insomma? Sapere. Ecco, per parlare chiaro, Erode è finito. O succede, o l'uccidono. Ma come puoi parlare così di tuo padre? Mi ha sempre disprezzato. Forse perché mia madre non era nobile come tua sorella. Allora, mi domando, che accadrà di Antipatro quando il nuovo re sarà Daniele? Avete già deciso la mia sorte? La tua perfidia è... Perfidia? La mia pelle, Daniele. La mia pelle. Le trombe del re. Che significa? Oggi è giorno di lutto. L'esercito è disfatto. Molti uomini non torneranno alle loro case. Esaltiamo il loro valore. Hanno combattuto per il loro re. La guerra è perduta ed è mio dovere pensare al bene del mio popolo con mezzi diversi dalle armi che più non abbiamo. Ed è per questo che ho deciso di andare di persona a Rodi per rendere omaggio al nuovo signore del mondo, il vittorioso Ottaviano. So che l'animo di molti di voi trema d'ansia per me, ma nessuno dice nulla. Dove sono i miei consiglieri? Samea, ho voluto che anche tu, interprete della legge, fossi qui. Che cosa mi consigli di fare? Perché lo chiedi a me? In genere tu preferisci ascoltare i tuoi astrologhi. Nabuser, cosa ti dicono gli astri oggi? Sono sempre contro di me? Sono addolorato, grande re. Purtroppo sì, non devi parlare. Non ascolto profezie oggi. Ezra, oggi al crepuscolo si terrà al tempio una funzione propiziatoria per il mio viaggio. E così ogni sera, fino al mio ritorno, intesi? Sì, mio re. Aaron, si parte all'alba. Scegli la scorta. Conta su di me. Tares. Mio re. Per la mia partenza voglio le truppe schierate e la piazza gremita di popolo plaudente. Sarai obbedito. Mariam. Tares. Durante la mia assenza, fa attenzione che le serpi restino nella tana. O al ritorno tingerò col sangue questa sala in rosso. Non sarà una gita di piacere, Oleb. Per questo chiedo l'onore di far parte della scorta del re. Sta bene. Sarai dei nostri. A domani. Ti ringrazio, Aaron. Che hai, Sara? Sei appena tornato e già riparti. Mi fai la più infelice delle mogli. Erode ha bisogno di me. E sai che io gli devo tutto. Se non fosse per lui, sarei ancora un piccolo capo tribù del deserto di Idumea. Mio padre cadde a fianco di Erode, combattendo contro gli arabi. Il re volle che io crescessi a palazzo come una della sua famiglia.
Anche io gli devo tutto. Ma posso dimenticare che mio padre morì proprio per causa sua? Era un soldato. Anche tu lo sei. E temo che Erode mi strapperà anche te. Ma no. Che cosa dici, Sara? Se penso a domani... Non pensarci. Ora sei fra le mie braccia. Sorridi. Hai desiderato questo momento? Tanto. Come sei bella. Amore mio. Perché mi guardi così? Ho avuto una visione. Mi sembrava di non esistere più. Mi sembravi attorniata da altri uomini che ti chiedevano: possibile che tu abbia amato quel mostro? E tu rispondevi: non parliamo più di lui. Oh, che dici mai? Era come se io non esistessi più. Ma la vita continuava, tu vivevi ancora. E dicevi loro: non l'ho mai amato. Ora è finita, voglio solo dimenticare. Pochi minuti fa ero fra le tue braccia. Non sentivi come batteva il mio cuore. Ti è sembrato che ti mentissi. Forse pensavi: sto addolcendo le ultime ore di quest'uomo. Il sospetto avvelena tutti i tuoi pensieri. Ma devi avere fede in me, tua moglie. Sei così bella che gli uomini più potenti della terra getterebbero i loro regni ai tuoi piedi. Che magnifica preda saresti per il vincitore. Ti perdonerebbero d'essere stata la mia donna. Altri uomini ti terranno tra le braccia. È ben poca la fede che hai in me. Non è questo, il tuo sangue è giovane. Vorrai vivere, vorrai amare ancora, non serbar fede a un morto. Non dire questa parola. M'hai detto d'avere speranza. E anch'io ho speranza. M'hai detto che ritornerai e io ti credo. E scaccio dalla mente ogni altro pensiero. È così piccola la tua ansia? Perché la mia fede è grande. Dio non ci separerà. Se io ti chiedessi: vuoi promettermi che se io... Dobbiamo lasciarci. Che cosa volevi dirmi? Chiedimelo. Chiedimelo. Nulla, amore, nulla. Ero pazzo. Ma l'amore senza pazzia non è amore. Tares, che significa? Sono tutti chiusi nelle loro case. Per stanarli dovrei compiere una strage. Se me lo ordini. Forse te lo ordinerò al mio ritorno. Adesso non ne abbiamo il tempo. Che Dio ti accompagni. Voglia il Dio che non ritorni. Mai entrata in questa stanza. Ti sbagli. Ho vissuto qui un tempo, quando la mia famiglia regnava sulla Giudea. La nostra famiglia. Mi domando se ti ricordi del tuo sangue. Tutti se lo chiedono. La famiglia degli eroi, così ci chiama il popolo. Perché nei secoli abbiamo offerto la nostra opera e la nostra vita per lui. Ed ora questo popolo eletto da Dio dovrà subire la dominazione di un proconsole di Roma pagana. Nessun proconsole dominerà la nostra terra. Non penserai che Erode possa ritornare. A meno che non fosse segretamente d'accordo con Ottaviano. È sempre stato un maestro del doppio gioco, è così?
In quanto a doppiezza, madre, conosco qualcun altro che ne è maestro. Ero così lieta quando t'ho visto entrare. Volevo una parola d'affetto. E invece sei venuta per farmi soffrire. Ma che cosa ti lega a quel barbaro Idumeo, dunque? Il tuo matrimonio è stato un insulto al nostro nome. Ti ha umiliata, ti ha contaminata. Devi odiarlo, devi. Non dirmi che lo ami. Non è amore, sono i sensi. Ti ha incatenata a lui. Ho disgusto di te, mia figlia. Non ammetti quindi che lo ami e che ami d'uguale amore il figlio che lui mi ha dato. Guardalo, da che al mondo non sei mai venuta a vederlo. È figlio d'Erode, ecco la sua colpa. Ha un viso pieno di dolcezza, due occhi teneri e mani piccole e fragili come gli altri bimbi. Ma è figlio d'Erode. Daniele re eviterebbe al popolo l'onta di un proconsole romano. Ero venuta per sapere se saresti contraria a questo progetto. Io aspetto solo il suo ritorno. È triste che madre e figlia siano così divise. Vuoi ancora proseguire? La mia decisione non può mutare. Proseguo. Tu, invece, devi tornare a palazzo. Lascia che venga con te. So che sei fedele e coraggioso. Ti ho scelto per un compito che richiederà fedeltà e coraggio. Ordina. Aaron, se non dovessi tornare da Rodi... Mio re. Sì, ho detto. Non dovessi tornare... Non voglio essere solo nella morte. Voglio che qualcuno mi accompagni. Colei che amo. Tu vuoi che io... Giura che mi ubbidirai. Lo giuro. Voglio che tu ritorni a palazzo. Stalle vicino e proteggila. Ma se giungesse notizia della mia morte, uccidila. Lo farò. Bada che non sospetti mai di questa mia decisione. Va bene. Non ti ha dato un messaggio per me? Mi ha detto di starti vicino e di proteggerti. E si è privato dell'uomo più valido e fidato. È strano. Com'era quando l'hai lasciato, disperato? Erode sa affrontare il destino. Vorrei avere la sua forza. Dimmi, dove sarà adesso? Ormai non sarà lontano dall'isola di Rodi. Ora dimmi... E sii sincero, che cosa credi che gli possa accadere? Pensi che tornerà? Tornerà. Lo desidero quanto te. Qualunque notizia giunga, avvertimi subito. Sì, ne certa, mia regina. Va pure, Aaron. Devi essere stanco. Credi sia tornato. Erode ci manda il suo braccio fedele, il suo occhio vigile, la sua ombra. Come Erode, Aaron e Idumeo, una razza che ha portato sfortuna al nostro paese. Speriamo che porti sfortuna anche ad Aaron. E così Cleopatra, regina d'Egitto, si è tolta la vita facendosi mordere da un aspide. Gli dei e i venerabili padri coscritti non hanno permesso che ella seguisse in catene il comandante Claudio, il trionfatore Saverio. Che... Salute, Ottaviano.
Sulla costa asiatica, nel Mar di Cilicia, è stato fatto prigioniero Erode con un centinaio di uomini armati. Dove erano diretti? Qui. Se è vero come dicono che Erode sia pazzo, questa ne è certamente la prova. Ha chiesto di vederti. Vuole parlarti. Vorrà invocare la tua clemenza. Non posso essere clemente con un uomo che ha schierato i suoi mercenari a fianco del traditore Antonio. Che cosa ne faremo di lui allora? Conducetelo qui. Voglio conoscerlo, misurare il suo orgoglio. Uno che si fa chiamare Erode il Grande. Guardati da lui, Ottaviano, perché Erode sa ben adoperare la perfida arma dell'inganno. È molto furbo. Ho schiacciato altre serpi, certamente più velenose di lui. E tu attendi a concludere il messaggio per il Senato. Forse dovremmo annunciare che al mio carro di trionfo in Roma sarà incatenato anche il re di Giudea, Erode il Grande. Chi ti ha visto entrare? Solo il mio servo. Continua. Fu incatenato, ti ho detto, non appena messo piede a terra. Poi trascinato nella polvere come l'ultimo dei condannati a morte. I gendarmi lo frustavano, il popolo lo ricopriva di sputi e di insulti. Bene, e poi? Non credetti opportuno rimanere, visto che i soldati di scorta del nostro re erano già stati fatti prigionieri. Presto ti giungerà la conferma dell'esecuzione di Erode. La notizia è già arrivata, Oleb. E come? Tu l'hai portata. Io? Vuoi diventare tu il comandante delle guardie? Fa quello che ti dico e lo sarai. Ho capito, regina. E dopo che l'ebbero ricoperto di pesanti catene, fu trascinato alla presenza di Ottaviano. Ma vi giunse che era già cadavere per le numerose ferite che gli avevano inferto i soldati e la marmaglia lungo il cammino. Io stesso ho visto un centurione affondare la daga nella sua schiena. Dunque è morto. Il corpo di Erode fu sbranato dai cani dietro le mura della città. Se i romani troveranno il nostro paese in preda al disordine, ci imporranno un loro proconsole. È questo che dobbiamo assolutamente evitare, altrimenti sarà la fine della nostra indipendenza. Ciò non deve avvenire. Sia Daniele il nuovo re. D'accordo. Ma non dimentichiamo che esistono anche i fedeli del nostro tiranno. Gente legata a lui dal sangue e dall'interesse. Li avremo nemici. Bisogna colpirli prima che possa. Sono con voi. Daniele Re. È giusto. Mio padre era un mostro. Lo dirò al popolo. Io lo dirò al popolo davanti a voi. Nessuno può farlo meglio di me. Fidatevi. Sono con voi. Sono con voi. Rispondete! No. No! Che ne facciamo di lui? Avrà ciò che si merita. Tuttavia non è pericoloso. Aaron è pericoloso. Bisogna eliminarlo. Approvo. Stanotte. Tocca a te. Tu sei suo amico. Aaron, Aaron, salvami. I soldati hanno circondato il palazzo. Non posso fuggire. Che cosa ti prende adesso? Sono perduto. Mio padre è morto. Che? Sì. Tu menti. No. Menti? No, vogliono uccidere anche me. Ho visto i loro sguardi. Mi hanno condannato solo perché sono suo figlio. E chi ha portato la notizia? Non voglio morire, voglio vivere. Aiutami, Aaron, aiutami. Oleb. È vero? Erode è morto? Sì, ti devo parlare. Avrei voluto presentarmi a Ottaviano e chiedergli di concedermi le spoglie del re per una onorata sepoltura a Gerusalemme. Ma ebbi paura per la mia vita. Lo confesso. Celandomi sotto questi panni, sono fuggito. Morire così,
un grande re. Così grande che anche il destino pareva avesse soggezione di lui. Come avrà rimpianto di non essere caduto in battaglia? Noi lo abbiamo servito fino alla fine. Io dovrò servirlo anche oltre. Come hai detto? Mi ha dato un ordine. Sei impazzito! Pietro! Pietà! Tu, il mio migliore amico, perché? Loro me lo hanno ordinato. Aaron, cos'è successo? Oh. Era mio amico e ha tentato di uccidermi. Il palazzo è tutto in subbuglio. È vero quello che si dice del re? È vero. Torna nella tua stanza. E tu? C'è qualche cosa che debbo fare. Ascoltami, Aaron. Ci sarà un nuovo re. Nuova gente comanderà a palazzo. Non metterti contro di loro. Aaron! Torna nella tua stanza, ho detto. E non muoverti di là. Porta via il bambino. Notizie? Sì, mia regina. Morto. Oh, non dovevo andare. Dovevo impedirlo. La colpa è mia che l'ho lasciato partire, che io sia maledetta. Non voglio più vivere senza di lui. Oh. Aaron, ti supplico, Aaron, uccidimi. Uccidimi. Fa quello che ti dico. Uccidimi. Non posso. Oh. È quanto lui mi ha ordinato di fare. Ma non posso. Lui. Ho sempre obbedito al mio re. Quando l'ha voluto, io ho ucciso per lui con queste mani. Ma ora, tu no. Tu devi vivere. Questo voleva. Ciò che è stato non si può cambiare. Ora devi farti forza. Pensare al presente, al futuro. Al futuro. E a tuo figlio. Per lui devi vivere. Per vederlo grande quando siederà sul trono di suo padre. Domani sarai fiera di lui. Si tratta della vita di tuo figlio. Ma che dici? Una bufera sta per scatenarsi in questo palazzo. Scorrerà del sangue. Tuo figlio sarà sacrificato alla ragion di Stato. Non te ne importa? Il bambino? Chi? Mia madre? È lei l'anima del complotto. E anche se volesse salvarlo, gli altri glielo impedirebbero. Dimentica, Erode, e te stessa, se ami la tua creatura. Idiota. Aaron è stato più svelto di lui. E ora con le sue guardie... Aaron e le sue guardie sono fuggiti dal palazzo con la regina. Avrei preferito vedere Aaron al suo posto. Ecco il grande. Perché chiude gli occhi? 7 giorni al buio, Ottaviano. Portatelo qui. 7 giorni al buio, pazienza, si può dormire, ma senza acqua. Vuoi bere? Voglio parlarti. Che cosa speri di ottenere? Ormai sei prigioniero. Se tu mi avessi catturato, Ottaviano, mi aspetterei di essere ucciso. Ma io sono venuto spontaneamente.
Credi che così la tua sorte sarà diversa? Sì, perché credo d'aver diritto. Un finto non ha diritti. No. Ma un re che si presenta al campo nemico e si presenta a un vincitore deve essere ascoltato. Non per magnanimità, ma per chi è utile. Credi che Ottaviano debba imparare l'arte militare da te? No. Vittorioso Ottaviano, la politica è tutto nella vita di questi paesi orientali, e specialmente per quanto riguarda la Giudea. T'accorgerai che è un paese diverso dagli altri. Sei astuto e pronto di parole, Erode. Ma a Roma non servono discorsi, servono soltanto alleati fedeli laddove i confini sono più incerti. In Giudea servono di più la mia astuzia e la mia esperienza. Sono le mie armi. Chi raccoglierà i tributi per te? Nessuno è riuscito a riscuoterli da quella gente. Ma Erode sì. Ottaviano potrà rendersi conto di quanto gli faranno comodo i miei servigi. Per sostituirmi dovrebbe inviare intere legioni che gli servono altrove. Dovrei dimenticare che hai mandato tutte le tue forze contro di me, che sei stato fedele ad Antonio fino alla fine. Sì, gli fui fedele. E questo detto da un generale romano è un grande riconoscimento. Non pensare di chi fui amico, ma pensa quanto gli fui amico. Altrettanto potrei esserlo per te. La tua amicizia scorre facilmente dal vinto al vincitore come una biga in corsa da una metà all'altra del circo. Sei astuto, Erode, ma l'astuzia si spunta contro la giusta forza e non varrà contro di me, come non valsero le tue armi contro Roma. Portatelo via! Fallo giustiziare, Caio Ottaviano. Sarà d'esempio per gli altri piccoli sovrani che si agitano contro Roma sulle coste dell'Asia. Non ho ancora deciso la sua sorte. Sia che segua in catene il mio trionfo a Roma, sia che resti per sempre su questa costa a monito della nostra forza e della nostra grandezza. La sua sorte è una sola, la morte. Lasciamo che gli dei ci illuminino. Io non guardo alle mie simpatie personali, Claudio Saverio, ma all'avvenire dell'impero. È tornato Galan! Che notizie porti? Che cosa succede a Gerusalemme? Sì, che c'è di nuovo? Niente di nuovo, si prepara l'incoronazione di Daniele. Quanto tempo ci vorrà a radunare le tribù? Non sarà possibile prima della nuova luna, molti sono ai pascoli. Bisognerà riuscirci prima. Io voglio che l'Idumea sia percorsa in lungo e in largo e che i segnali di raccolta giungano alle genti più lontane. Partiremo stanotte. Io verrò con voi. La regina. Mia regina, andremo a Gerusalemme. Il trono è tuo e del tuo bambino. Non voglio combattere contro mio fratello e mia madre. Chiedo solamente la vita di mio figlio. Tu sei regina. Non devi chiedere, ma comandare. Quando avrai un esercito, nessuno ti minaccerà. È la legge della guerra. O vincere o essere vinti. È molto meglio affidare la propria sorte alle armi piuttosto che alla pietà degli altri. Io parto, mia regina. Ti lascio fra uomini fidati. Che Dio ti assista. Vengo con te. No, devi tornare a Gerusalemme. Ci serve un informatore. Separarci, ancora. Non possiamo pensare soltanto a noi due. Già, farò come vuoi. Sii prudente. Adesso sono tutti occupati a far festa. Ma poi mi verranno a cercare. Capiranno che non ho lasciato il palazzo. Frugheranno dappertutto, mi troveranno. Spero di no. Se scoprissero che ti ho nascosto, finirei come te. Peccato che tuo padre non ci sia più. Qui non si stava tanto male.
E invece dovrò tornare al mio paese. Bevi. Chi è? Sono loro. Chi è? Io, Moab. È lo schiavo. Moab. Non mi fido di lui. Può averci tradito per denaro o per paura. Ci sono soldati dappertutto. Se tu esci adesso, sei morto. Forse stanotte. Forse. Tutta la città è in festa, ci sarà tanta confusione. Non resisto più. Possono prendermi prima di notte. Abbi fiducia. Gli astri ti sono favorevoli. Li conosco, i tuoi astri. Eppure, se tuo padre mi avesse ascoltato, sarebbe ancora vivo. È scritto. Io ho lungamente invocato il Signore ed egli ha ascoltato il mio grido. E mi ha tratto da una fossa pantanosa e ha posto i miei piedi sopra una roccia. Daniele, ricorda queste parole. Che il tuo regno sia una roccia per la gloria di Dio e di Israele, che sia un esempio di virtù, affinché il fango che ricopre quel trono per colpa di un re empio sia lavato. Davanti al palazzo. Continuiamo la cerimonia. Presto. Bisogna fare presto. Ezra, accompagnalo sul trono. Imponili la corona. Proclama il nuovo re dei Giudei. Per la gloria di Dio e di Israele. Mai possibile. Sì, è lui. Che cosa succede? È una festa, forse? Claudio, vedrai che si recita molto in questo paese. Ma non sul palcoscenico, come a Roma e in Grecia. Qui da noi si recita nei palazzi. E i protagonisti non sono attori, ma sono un'ambiziosa regina madre e un generale infedele. Io ti fui fedele, mio re, finché ti credetti in vita. Tutti riuniti per recitare la commedia di un'incoronazione. Che cosa hai detto? La notizia della tua morte giunse a noi per disgrazia di noi tutti, mio re. Dov'è la regina? Dov'è Aaron? Mi avete creduto morto! Sì, mio re. Oleb ha portato questa triste notizia. Oh! No! Per ordine di Ottaviano Augusto, imperatore dei Romani, Erode è re dei Giudei. A lui, il popolo e voi tutti dovrete obbedienza. Padre! Padre mio, sei vivo? Sì, sono tornato come avevo promesso. Ho dovuto nascondermi. Che sia vivo è un miracolo. Com'è un miracolo che tu sia tornato? Dov'è la regina? Chiedili, padre, vendicati, distruggi tutti. Ti ho fatto una domanda. Smettila di pensare a te. Dov'è la regina? Dov'è Aaron? Non so. Gli avevo chiesto aiuto, me l'ha negato. Si è preso cura solo di lei. Sto chiedendo dov'è la regina. Che cosa è avvenuto di mia moglie? È fuggita. Fuggita? Con lui. In salvo. E dove? Chiedilo a Sara. Padre, uccidi! Uccidi, padre! Uccidi! Sara! Mio re!
Dov'è Aaron? Tu devi saperlo. Lo so. La regina è con lui? È salva? Sì. Vieni con me. Conducimi da loro. Tu. Mariam. Solo ora so di essere vivo. Ora che ti stringo fra le braccia e sento il tuo profumo. Nient'altro esiste ora. L'attesa della morte, la lontananza, il desiderio di te, il terrore d'averti perduta. Questo momento mi ripaga di tutto. Cos'hai, non parli? Sei qui. Sei tornato. Ringrazio il Dio. Non il tuo Dio ha salvato Erode. Si è salvato da sé. Perché mi guardi così? Qualcosa è cambiato. Cambiato? Non il mio amore, ma mi chiedo di quale natura sia il tuo. Come hai potuto ordinare quello che hai ordinato? Dov'è Aaron? A raccogliere uomini fedeli perché morto Erode, il figlio di lui regni. Non mi chiedi perché non mi abbia ucciso? Esistono parole per ordinare una simile crudeltà. Me lo sono chiesto. Potrei ordinare a qualcuno: va e uccidi l'essere che più amo. Ascolta, Maria. Tu non capisci quanto sia grande il mio amore. Quando 2 anni fa una malattia stava per ucciderti, avevo deciso che se il male ti avesse strappata a me, non avrei voluto sopravvivere. Senza di te, che valeva la vita? Ti sembra strano che adesso io pretenda la stessa cosa? Ma tu non me l'hai chiesto. Invece hai posto un assassino al mio fianco. Solo la sua pietà mi ha salvato. Devi a lui se non m'hai trovato nella tomba. Non hai neanche pensato a tuo figlio. Aaron sì. Aaron! Non solo ha svelato ciò che doveva tacere, ma ti ha anche resa mia nemica. Nemica? Io? Oh, Maria. Dimentica la mia pazzia. Sono tornato e tu non mi hai ancora sorriso. Ah, che gioia essere tornato a casa, Claudio, tra il mio popolo. So che hai nostalgia di Roma, ma faremo in modo che il tuo soggiorno qui sia lieto. Per rendere questa serata indimenticabile, mostriamo all'ospite romano che la pace, la concordia e la felicità regnano in questo palazzo. Tu vedrai, Claudio, che il mio popolo è pronto a vincere le sue emozioni e a abbandonarsi alla gioia. Vino! Si beva alla nuova pace romana, la pace di chi non ha nemici. A Claudio Saverio, rappresentante di Roma, un vino forte. Vino di viti nate tra le rocce. E adesso dei vini adatti per tutti gli altri. Per Alessandra, orgoglio di Israele, nobile rappresentante d'un nobile sangue, questo. Non bevo, lo sai. Per una volta, anche tu devi bere. Per i miei amici, i vini che più meritano. Tales, incrollabile roccia di fedeltà. Per te lo stesso. Samea, per te un vino chiaro e limpido come la saggezza. Se tu dovessi trovarlo un po' amaro, dà colpa alla saggezza. In essa vi è sempre qualcosa di amaro. Che ti succede? Stai male? Erode. Bevi, ho detto. Brinda la salute del tuo re. Ecco, berrò io il tuo vino.
La tua paura ti ha smascherato. Mio re, il principe Daniele, là, nella piscina. No! Daniele! Daniele! Morto. Alessandra. Maledetto! Lo sapevo! Lo sentivo! Tu l'hai fatto uccidere! Tu! Non sapeva nuotare, sarà caduto. Mentre stava giocando, sarà scivolato nell'acqua. Taci! Taci! Ti odio! Come osi? È il re! Lasciala! È una madre. Infelice Daniele. Avevi tutta la vita davanti a te. Avresti potuto aspirare a un grande avvenire. Il tuo sangue te ne dava il diritto. Che sia sepolto come un re, con tutti gli onori. Gli stessi che sarebbero stati resi ad Erode. Se Erode fosse morto. Non toccarlo. Madre, tu non sei mia figlia. Non sei sorella di Daniele. Sei solo la donna di quell'assassino. Sei la sua complice. Madre, che dici? Non piangere false lacrime. Oh. Vendica tuo fratello. Uccidilo. Liberaci dal mostro. Daniele, figlio mio, guardami. Guardami. Ti supplico, dammi una spiegazione di ciò che è avvenuto. Un re non rende conto a nessuno. Un re no, ma il mio sposo sì. Di una parola che scacci questa terribile idea dalla mia mente. Dimmi che è stato un incidente. L'ho già detto davanti a tutti. Guardami e dillo a me, ora. Ho io una domanda da farti, Mariam. Quale vita ti è più cara? Quella di Daniele o la mia? Se dovessi scegliere fra le due. Nessuno può esigere tale scelta. Ma supponi che tuo fratello avesse cospirato per uccidere tuo marito, che diresti? Questa è la tua risposta, l'hai fatto uccidere! Non è questo che ho detto. Era un'ipotesi. Un re, circondato da nemici, legge negli occhi di tutti odio, tradimento, doppiezza. La sua vita e il trono sono in pericolo. E al centro di questa marea minacciosa c'è il fratello della regina. Questo re che deve fare se non prevenire i nemici e colpire per primo? Ti sei vendicato su un povero ragazzo! Ah! Come moglie e come regina dovresti dire è accaduto ciò che non si poteva evitare! E dire che odiavo quelli che ti odiavano, i cortigiani che ti tradivano, i farisei che sobillavano il popolo. Odiavo gli ignoti che di notte imbrattavano i muri con le scritte ingiuriose. Mi sono inimicata anche mia madre per te! Perché ti amavo. Non c'è posto per la debolezza nel mondo. Chi non colpisce per primo viene distrutto. Forse i tuoi nemici non sono migliori di te. Forse non hanno diritto di odiarti. Ma io non posso più amarti. Oggi qualcosa è morto in me. Tu l'hai ucciso. Non devi parlare così. Ora non sai quello che dici. A causa di ciò che è avvenuto, dici cose che non pensi. Ma più tardi capirai. Mariam,
Dicono che Daniele mi somigliava. Aveva la mia faccia, i miei occhi. Desideri ancora abbracciarmi? Non parlarmi più di lui. Lasciami, non toccarmi! Ho bisogno di te. Tu non hai bisogno di nessuno. Va con i miei nemici, va con loro. Il più grande nemico che hai sei tu. Mariam! Che cosa fai qui? Ho sentito. Ne hai il coraggio di ammetterlo? È strano che mi prenda cura di mio padre. Che mi preoccupi se la sua buona fede è ingannata. Che soffra nel constatare che è forte con tutti. Egli è debole con la sua donna. Via, vattene! Come è vero che ogni uomo fabbrica con le proprie mani la propria rovina? Antipatro, sei tortuoso e maligno. Se hai qualche cosa da dire, dilla o vattene. Tu non hai fiducia in me. Non molta, ma parla. La giudicheresti una malignità, non ci guadagnerei che la tua collera. Su, parla! Credendoti morto, volevano incoronare un nuovo re. Può darsi che credendoti morto, tua moglie... Cosa? Sì, insomma... Ammazzerò, maledetta! Che cosa osi insinuare, canaglia? Parla, parla! O ti spezzo in due! Lasciami! Hai ragione! Ritiro tutto quello che ho detto! Chi è l'uomo? Chi è? L'uomo... procedi per esclusione. Chi c'è qui a palazzo che sia abbastanza giovane? D'aspetto vigoroso come piace alle donne e che da un po' di tempo è sparito. Vuoi un nome? Ma tu già lo sai, padre. Aaron? L'hai detto. Il più fedele. Sono sempre quelli. Che altro sai? Che stavano insieme, che sono fuggiti insieme, che vivevano insieme giorno e notte. E inoltre è l'unico che ancora non si è presentato a te. Voglio dei fatti! Pretendi troppo. Nei momenti della loro intimità, scusa, io non c'ero. Se mi hai mentito... È stato più pericoloso dirti la verità. La notte scorsa sono riuscita a dormire. È stato magnifico. Ho sognato il mio Daniele. Ti ricordi com'era da bambina? Non piangere, madre. Con i capelli lunghi sulle spalle. Il bambino si è svegliato. Non piangere, madre. Sara, che cosa ti è successo? Aaron è scomparso e c'è un nuovo comandante delle guardie. Ho paura, regina, ho paura. Chiedi notizie a questo nuovo comandante. Gliel'ho chiesto, ma non mi ha risposto. Nessuno mi risponde. Aiutami, regina. Solo tu puoi chiederlo al re. Non posso. Ma si tratta della vita di Aaron. Se gli è caduto in disgrazia, sai che cosa lo aspetta. In disgrazia? Impossibile. È l'uomo più fedele del re. Sono proprio quelli che i tiranni colpiscono. Perdona il mio ardire. Non resisto più, impazzisco. Lui è tutto per me. Non piangere, Sara. Cercherò di aiutarti. Aspettami. Madre, ti prego, va tu da mio figlio. I tuoi ordini sono stati eseguiti, mio re. Aaron, non appena giunto, è stato imprigionato. Chiamate il carnefice che lo faccia confessare. Vieni, Marian, sei arrivata al momento giusto. Ecco il nuovo comandante delle guardie, il fedele e valoroso Efraim. La mia spada e la mia vita sono votate alla vostra causa. Benissimo, Efraim. La regina apprezza le tue intenzioni. Potete andare. Non pensavo di rivederti ancora dopo che per giorni e notti sei stata lontana. Che ne hai fatto del tuo migliore amico? Il mio migliore amico? Tutti qui sono amici miei. Hai capito benissimo. Sto parlando di Aaron. Ah, Aaron. Sono giorni che mi eviti come se fossi un appestato.
Ma ecco che ora ti rivedo. E perché poi? Forse perché sei curiosa di sapere cosa ne è stato di Aaron. Ma sei pallida. Stai tremando. Per chi hai paura? Per lui? Forse hai paura che gli sia capitato qualcosa di male. Cosa ne hai fatto, Erode? Vuoi vederlo? Benissimo. Vieni con me. Dove mi conduci? Pazienza. Volevi vederlo? Guardalo. Perché state perdendo tempo? È svenuto, mio re. Fatelo rinvenire. Aceto. Guardami. Mi riconosci? Erode. Il tuo re. No. Ora non più. Tu, ambizioso traditore idumeo, radunavi le tribù del deserto per conquistare il trono di Gerusalemme. Per lei, vero? E per te stesso. Perché no, devi esserti detto nella tua misera mente? Perché non osare come una volta Erode ha osato? Per la regina? E per me stesso? Presumevi di potermi imitare, sciacallo! Travestito da leone. Guardati ora e dimmi chi è il re. Aaron, posso farti morire subito oppure tenerti in vita? Tanto da farti maledire la donna che t'ha generato. Dipende dalla risposta che mi darai. Da quanto tempo durava la tresca fra voi due? Quando è cominciata? Torturalo ancora. Basta! Basta, Erode. Quando è cominciata? Da quando sono l'oggetto delle vostre bette? Continua! Mio re, così non vivrà a lungo. Continua! Basta, basta, pietà! Voglio la verità! Nulla di ciò che tu pensi a me! Giuramelo! Lo giuro! Allora provalo! Come posso fare? Dimmi di ucciderlo, allora lo crederò! Innocente! Sarà sepolto con onore! È orribile, non la posso... sua vita per il nostro amore! Questo ti domando! È la sola prova che puoi darmi! La sola a cui posso credere! No, no! È perché lo ami! No. Squalcina! Portatela via! L'aceto! Ricominciate! Come ha potuto cambiare in questo modo? È sempre stato un indemoniato. Solo che tu non te ne accorgevi. Un tempo era diverso. Quando lo sposai, non era così. Mia povera Sara. Se sapessi che confessando, Aaron sarebbe salvo. Confesserei ciò che nemmeno col pensiero ho commesso. Non posso rassegnarmi. Ci deve essere un mezzo per salvarlo. La fuga. Ma che dici? Com'è possibile? Tu sai. Parla in nome di Dio. Al prossimo cambio della guardia ci saranno uomini fidati. La sola fede delle guardie è la paura del padrone. Perché dovrebbero rischiare la vita per Aaron? Né per Aaron, né per me, né per te. Ma per qualcosa che valga il rischio. L'oro. Ha ragione. C'è sempre qualcuno disposto a vendersi. Bisogna tentare. Solo che, come ti ho già detto, mia regina, bisogna che la ricompensa valga il rischio. Io purtroppo non posseggo nulla. Mio padre mi dà solo qualche cosa per vestirmi.
Ma tu, regina, sei splendente di tesori. Basterebbe quella collana. Non so qual è il tuo pensiero, ma so che devo tentare. Abbi fiducia. Ho promesso che Aaron sarà salvo. E questo manterrò. Ora puoi andare, Sara. Oh, amore mio. Sara. Adesso sarai libero. Ti porteranno fuori di qui, al posto del corpo di Samea. È morto? Sì, torturato. Sbrighiamoci. Vieni, ti aiuto. Dammi subito quanto mi avevi promesso. Tieni, vale assai di più di quanto tu dai. Tutto fatto, mio signore. La guardia? Pagata. Non avrei detto il mio nome. Oh. So che posso fidarmi di te. Va pure. Dormi, tesoro mio. Dormi. Non voglio rivederti mai più. Esci. Perdonami di ciò che ti ho fatto. Ti ho percosso. Ti ho insultato. Perdonami. Non posso più dormire. Non ho più pace. Ho pensato a tante cose. A te. A mio figlio. Mio. Tu sei impazzito! Cosa stai pensando? Che devo fare? Aaron non ha confessato. Morirà, ma non gli sfuggirà una sola parola contro di te. Non dici niente. Hai nelle mani la pace della mia mente, ma non vuoi parlare. E tu non vuoi ascoltare. Io domino una turba di schiavi, ma sono uno schiavo io stesso. Sì, il tuo schiavo, se vuoi. Ma non puoi ancora sentire ciò che io sento. Essere di nuovo felici. Di nuovo. Ciò che è stato prima sembra così lontano. È come se fosse accaduto ad altre persone. Non a noi. Ma è accaduto a te e a me! E quel tempo può ritornare solo che tu lo voglia. Io sono disposto a perdonare. Se hai ceduto ai sensi per una volta, ebbene io dimenticherò tutto. Io prego il Dio di illuminarti. Non sto parlando di Dio, ma sto parlando di noi. Dio deve illuminare anche te. Chiedi il mio perdono. E tutto potrà tornare come prima. Il nostro amore, mia adorata. Mi hai insultata come una sgualdrina. E da sgualdrina vuoi trattarmi? Te lo chiedo per l'ultima volta. No, mai. Levati di mezzo, tu. Vedo che non sei disposto ad ascoltarmi. Ma Aaron è fuggito. Come? Non è più in prigione. Che cosa stai dicendo? Le guardie sono state corrotte. Chi le ha pagate? Vuoi seguirmi, padre? Mi hai fatto chiamare? Che c'è, Miriam? È terribile. Ho amato un mostro. E ora il Dio mi punisce. Che posso fare, madre? Calmati, calmati, figlia mia. Siediti qui e dimmi quello che è successo. Oh, il bimbo, il mio bimbo. Ho paura. L'ho affissato in un modo strano e diceva cose incredibili, come se dubitasse che fosse suo. Capisci che significa? Se pensa che non è suo, è capace d'ucciderlo. Sì, è capace. Tu puoi aiutarmi. Prendi il bimbo. Lascia Gerusalemme. Va dove nessuno ti possa raggiungere. Salva la mia creatura. Va bene. Povera figlia mia. Chi te l'ha data?
Rispondi! È il re che ti interroga! Moab, il vecchio schiavo. Moab, scoperto, ha tentato d'uccidermi. Ho dovuto ucciderlo per difendermi. Al carnefice. Al carnefice. Pietà! 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 Gliela regalai al ritorno dall'Egitto. Tutto è chiaro. Sì, tutto è chiaro ora. Domani sera saremo nella mia terra, Regina, a Betlemme. Va e avverti se viene qualcuno. Sì. Ricorda che viva come un bimbo qualunque. Solo così sarà al sicuro. Nessuno saprà che è figlio del re. Abbi cura di lui. È delicato, è così piccolo. So che significa avere figli. Quando la bufera sarà passata, se Dio vorrà, vi manderò a chiamare. Che il Dio ti protegga, figlia. Aspetta. Chissà se lo rivedrò mai più. Le guardie, Regina, vengono qui. Tu resta qui alla porta. Voi due venite con me. Ordine del nostro grande re Erode. Da questo momento tu sei prigioniera. Non potrai lasciare queste stanze e nessuno potrà avvicinarti. Domani all'ora terza sarai condotta davanti al Gran Sinedrio per essere giudicata. Sacerdoti del Sinedrio, solo una piena e umile confessione potrà ispirare la vostra clemenza. Regina, sei davanti ai tuoi giudici. Davanti al mio giudice, sì, come voi. Non riconosci la legittimità di questo tribunale? Ne vedo innanzi a me uno più alto. Questa è superbia. Io vi distingo appena. Le vostre voci mi giungono deboli e opache. Dio è il mio solo giudice. Egli sa che la viltà e la menzogna mi permetterebbero di sopravvivere, ma sarebbe una ben spregevole vita. Sei accusata di adulterio. Sono davanti a voi a causa della mia fedeltà. Ammetti d'aver fatto fuggire il prigioniero? Lo ammetto. Ti fu complice nel peccato. Ammetti anche questo? Rispondi, è stato tuo complice? No. Perché lo facesti fuggire allora? Era ingiustamente in prigione, come ingiustamente io sono davanti a voi. Fuggire significa spregiare la giustizia. La giustizia. Era innocente e sarebbe stato ucciso. Non ammazzare, disse il Signore a Mosè. Non commettere adulterio, anche questo il Signore disse a Mosè. Ma questo tu l'hai dimenticato, donna. Mi hai chiamato, padre? Allora, che sta succedendo? I giudici sanno che ti devono rendere giustizia. Perché ci mettono tanto? Quella donna è astuta, sa parlare. Torna al Sinedrio e di che facciano presto. Cosa significa? Secondo la mia scienza o secondo le superstizioni dei giudei? È a te che rivolgo la domanda. Sappi che stanotte si deciderà il destino di colei che fu mia moglie.
Quel segno celeste è forse un ammonimento? Un presagio? Rispondi! Grande re, è un segno di giustizia. Ammonimento per i tuoi nemici e annuncio di gloria per te. Anche se i falsi profeti pretendono che la cometa significhi la venuta del Messia, nuovo re di Giudea. Il Messia? No, il mio cruccio era un altro. Ma ora so di essere sulla strada giusta. Tutto il popolo di Israele saprà che anche gli astri nel cielo proteggono Erode. Colpevole. 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 Ha ammesso la sua colpa? No, mio re. Non ha confessato? E non ha nemmeno chiesto pietà? Non per sé, ma per coloro che la giudicavano. E non ha avuto parole per l'uomo che aveva tradito? Niente? Per il re che avevo offeso? Qual è il vostro giudizio? Ditemi qual è il vostro giudizio! Il Gran Sinedrio ha riconosciuto la colpevolezza della regina. Tutti chiedono pietà, lei no. Non è umano. Vuole mostrarmi il suo odio fino in fondo. Padre, a te stabilire la condanna. È un'adultera. Sia rispettata la legge. Sarà lapidata. Lapidata. È la legge. Domani al tramonto? Cosa hai detto? Ti ho chiesto se l'esecuzione dovrà aver luogo domani al tramonto. Sì. Siederò io su questo trono e regnerò sul popolo d'Israele. Condannato a morte la regina. Verrà lapidata oggi al tramonto. Muovi il braccio. Così. Ti fa dolore? Non molto. Mi hai curato bene. Hai notizie della regina? Nessuno. Allora andrò io stesso. No, tu non puoi. Tu l'ami, Aaron. La sorte ha mescolato le nostre vite. Rispondimi, l'ami. No, non è l'amore come lo intendi tu. Tutto quello che una donna può avere di nobile, ella lo possiede.
la purezza, la grazia, la dolcezza. Basterebbe un suo sguardo e un suo sorriso per ricompensare un uomo del più grande dei sacrifici. Erode non la merita. È stato ingiusto. Per questo sento il dovere di difenderla, di salvarla. Sara, che cos'hai? Devo dirtelo. Nessuno può salvare la regina. Nessuno. Perché? Oggi, al tramonto, la lapideranno. No. E tu lo sapevi? Ero gelosa. Non volevo che tu rischiassi la tua vita per lei. Non puoi andare, ti amo, non voglio perderti. Tiranno maledetto, a tanto è giunto. Non gli permetterò mai tale infamia. È un gigante, ti schiaccerà. Aaron! Debbo salvare la regina, debbo salvarla. Aaron! Aaron, non voglio, non voglio. Lasciami, no. Lasciami. Aaron, non lasciarmi sola! Aaron! Aaron! Ciascuno di voi comanderà i suoi uomini. La condannata sarà scortata dalla sua cella al muro fino alla porta d'oriente attraverso la piazza. È l'ordine del re. Nella piazza ci sarà gente, molta. E al muro ancora di più. Ma io esigo che non avvengano incidenti. Tutto deve essere eseguito alla perfezione. Tares, la condannata, non ha chiesto di me. No, mio re. Tares, se lo facesse, se confessasse e chiedesse pietà, anche all'ultimo momento. Hai capito, tu? Nel caso, sospenderò l'esecuzione. Sì, la sospenderai. Devi essere pronto a farlo. Promettimelo, Tares. Le starai accanto, promettilo. Sì, mio re. Va. Padre, è stato arrestato un uomo. Spargeva tra la gente la ribellione, raccontando di un fantastico prodigio. Dice che il Messia è nato e che un nuovo re regnerà sui giudei. Un nuovo re? Portate qui quell'uomo. Pretende di averlo visto. Che cosa pretendi di aver visto? Ebbene? Lui. Eravamo a pascolare nei pressi di Betlemme, io e i miei figli. D'un tratto, come scende la sera, una grande stella in cielo illumina la valle dove era una vecchia stalla. I miei figli hanno paura. Ma io, vedendo una grande moltitudine che si dirige da quella parte, dico, andiamo. Come ci avviciniamo? Io vedo sui volti di coloro che ci avevano preceduti, non so come dire, la pace, la gioia. E nel mio cuore sento la stessa pace, la stessa gioia. Guardo dentro alla stalla e vedo un uomo e una donna. E nella paglia un piccolo appena nato. Davanti a lui, tre re vestiti con abiti quali non avevo mai visti. Tre re adoravano quel piccolo nato. Guardo i miei figli che si inginocchiano. Mi inginocchio anch'io. Sento che sto piangendo. La gente attorno a me dice, è lui, è il Messia, è il nuovo re dei Giudei. Alleluia, alleluia. Basta!
Efraim, manda degli uomini a Betlemme e fa uccidere tutti i neonati. Tutti. Sarà fatto. Se confessi la tua colpa, sei salva. Decidi. E allora devi morire. Popolo di Gerusalemme, devi eseguire tu la sentenza. È la legge. Il Gran Sinedrio l'ha condannata. È un'adultera. Eseguite la sentenza. Teneva più. Era innocente, sono stato punito. Maria! Padre! Antipatro. Tu, anche tu sapevi che eri innocente. Sì. Tu lo sapevi? No, padre. Sei tu che l'hai uccisa. Sei un mostro! Tu l'hai uccisa! Ho agito solo per il tuo onore, contro chi ti odiava! No, padre, ascolta! Maledetto! No, no, padre! Maledetto! Lasciami giorno! No, l'inculfagliato! Padre, ti ho ucciso! Maledetto! Maledetto! Scusami!
Chi sei tu? Che osi prendere il mio posto? Chi sei? Chi sei? Il Messia? Guardie! Portatelo via! Mettetelo in catene! Inchiodatelo al palo! Sono io il re! Qui! Erode! Re dei Giudei! Io! Chi ha messo sangue sul mio trono? Voi! Oh. Sangue. Sangue. Dappertutto. Sangue. Dappertutto. Aiutami! Mariam! Ci deve essere posto al mondo per qualcosa di diverso dall'odio.